Che diciamo, i colleghi si soffermassero un attimino sulla comparazione dell'articolo nella sua interezza e della proposta di modifica del comma 1, perché di questo trattasi. Infatti la nostra proposta non, diciamo, non riguarda il comma 2 e quindi la copertura finanziaria che viene assolutamente lasciata immodificata. L'unica cosa che noi, in cui il nostro articolo si differisce, tranne la premessa della finalità al fine di consentire la regolare prosecuzione, noi manteniamo lo stesso articolo. L'unica modifica che apportiamo è che la convenzione tra ASP e assessore regionale alla famiglia, e qui diciamo, i colleghi giuristi potranno dire che la convenzione va fatta tra ASP e assessorato alla famiglia, viene chiesto semplicemente l'acquisizione dei pareri della Commissione e degli uffici competenti. La richiesta di questi pareri degli uffici competenti non è una mirabilante trovata dell'onorevole Zito, ma è una richiesta che scaturisce proprio dai lavori della Commissione, dove entrambi i dirigenti, quindi il dottore Chiaro e la ex dirigente Bullara, i più volte ripetutamente hanno dato un parere che ci fa intuire che la convenzione così fatta per legge no, non può andare. Quindi cosa stiamo chiedendo semplicemente? Acquisire il parere dei dirigenti e il parere della Commissione Sanità. Poi le disposizioni finanziarie, le 5.000 migliaia di euro, quelle rimangono immodificate. Quindi non creiamo paure, quasi come si volesse andare a togliere un servizio alle famiglie e ai ragazzi che hanno bisogno di quelle prestazioni di carattere socioassistenziale. Questo è assolutamente fuori di dubbio. Noi stiamo dicendo solo acquisiamo i pareri dei dirigenti del ramo e il passaggio dalla Commissione Sanità. Ricordiamoci che se noi abbiamo dovuto vedere i sindaci, le famiglie, qui sotto il Palazzo d'Orléans protestare, di certo non è per colpa di questa proposta di emendamento, ma probabilmente degli assessori al ramo che in questi anni hanno tergiversato a lungo sul decreto sull'integrazione socioassistenziale. Grazie.